Abbiamo il piacere di ospitare persone un po' da tutta Europa e che rappresentano un po' tutta l'industria. Uno dei motivi principali per cui Internet è diventata quello che è diventata. Si basa un po' su questo principio del essere neutrale. We we support an, an open and robust internet. That means we want a strong best efforts, Internet. It's difficult to do to, to predict now what will happen. in terms of prioritized or managed services. But what's very important for us is that the best efforts internet. devo <laughs> dire. E, e, appunto, è stata usata, ha detto bene Maria, c'è cioè, una specie di frammentazione, ci sono delle reti che funzionano in un modo, c'è cioè, un Internet di un certo tipo e un Internet di un altro tipo, c'è un Internet per i ricchi e un Internet per i poveri o, chissà, un Internet per il sud e uno per il nord. Quando si discute di quello che succede in rete, spesso tutti sanno dire questa è una violazione, questa non è una violazione. Quando si tratta poi di estrarre un principio generale. E di quindi arrivare a una definizione le cose non sono poi più spesso così chiare eh, anche perché eh, la questione può essere affrontata a diversi livelli Siamo tutti d'accordo agree that the definition of net neutrality and there's no big debate on net neutrality I think everybody agrees on on what it is and what it means it's the necessity or the legal obligation if you want to phrase it that way for access providers to offer access to the content of the end user's choice. Come content provider, come service provider, vediamo quotidianamente l'impatto che ha sul nostro business le forzature che vengono fatte sul mercato da operatori di ogni tipo. A seconda delle esigenze di comunicazione della clientela ci saranno offerte tariffarie che includeranno o non includeranno la possibilità di fare determinati servizi con una performance adeguata. Da noi qui stiamo a discutere di network neutrality, ma sarebbe molto più ragionevole che discutessimo di chi paga il costo della banda. Così sarebbe tutto più chiaro. Perché oggi come oggi noi stiamo a discutere se sia giusto o non sia giusto avere una managed network. Tutte le reti sono managed, a livello 2, a livello 3. In più c'è qualcuno che lo fa a livello ancora più basso, o se preferite meglio, diciamo giusto, a livello ancora più alto, andando a fare di packet inspection. Credo che su trasparenza e mercato più o meno siamo quasi tutti d'accordo. Credo che già questo è un ottimo risultato. Anche noi sulla, sul piano della trasparenza abbiamo fatto dei grandi investimenti, c'è un'iniziativa che abbiamo chiamato... M Lab che permette, eh, esattamente come il produttore della BBC, di eh, valutare la prestazione della propria connessione a internet. Per tornare al discorso della qualità del servizio, allora, a me sembra che qualcosa si possa fare e in realtà l'autority in Italia qualche cosa ha fatto, con fatica, con, con eh, false partenze, ripartenze così via. ma qualcosa di concretamente si sta facendo. Come mio collega di Agcom uh saying, nicola uh, that it's very easy to make the wrong rules it's very easy to make rules but it's even easier questi sono temi su cui l'europa si gioca parte della sua democrazia non solo economica no mi pare forse il caso di fare delle regole più forti in certi casi le regole servono proprio per evitare eh, le, gli sviluppi negativi e eh, non, eh, non è il contrario non, non bisogna avere regole sennò no si blocca l'innovazione si blocca lo sviluppo positivo ciò che è chiaro è che l'internet è completamente cambiato da una network dove la maggior parte delle reti è più o meno della stessa dimensione e si scambiano traffico che è relativamente equivalente e ha cambiato a un sistema che è you know, basicamente dominato ora dalla distribuzione um, riteniamo che sia anche importante Probabilmente autoregolamentare il mercato. Noi ci rendiamo conto di come, attraverso accordi um, fra i fornitori di accesso e i fornitori di contenuti, si possa molto spesso ovviare ai problemi senza la necessità di un intervento regolamentare. Riteniamo meglio per i nostri clienti che eh, clienti che vogliono utilizzare Skype lo possano fare a una determinata tariffa. E clienti che invece non hanno questa esigenza possono farlo utilizzando schemi tariffari che eh, diano la possibilità di accedere al servizio a un prezzo più basso. Quindi il, il punto è non tanto se chiedersi Skype sì, Skype no, perché noi riteniamo, e, e questo lo proviamo nei fatti, eh, che Skype si può utilizzare, ma è eh, capire se vogliamo avere in futuro. Eh, delle tariffe differenziate a seconda che l'utente voglia o non voglia utilizzare Skype. Neutralità dei servizi significa prima di tutto interoperabilità e in seconda battuta condizioni economiche che consentano la pratica utilizzazione di questa interoperabilità. La nostra posizione è sempre stata chiara da questo punto di vista. L'obiettivo è quello di mantenere Quel, lo spirito iniziale che ha permesso a questa tecnologia di diventare eh, così ubiqua e così incredibile come impatto positivo sulle nostre vite. Quindi massima apertura, massima, apertura, massima interoperabilità, massima possibilità di scelta da parte dell'utente finale.